Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Maxx. C'è la cronaca in apertura. Sarà interrogato domani Stefano Manni, il presunto leader del gruppo Avanguardia Ordinovista, che stava progettando omicidi, stragi di extracomunitari e rapine per arrivare al sovvertimento dello Stato, che l'ideologo dell'organizzazione, il 93enne Rutilio Sermonti, indagato, definiva fantoccio. Nel mirino c'erano anche Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo, la senatrice aquilana Stefania Pezzopane e Nicola Trifoggi, ex procuratore capo a Pescara e oggi vice sindaco dell'Aquila. C'erano anche l'ex governatore della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, la senatrice della Repubblica, Stefania Pezzopane, ed il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifoggi, nel mirino del gruppo eversivo neofascista Avanguardia Ordinovista. I particolari emergono in una intercettazione tra Luigi Di Menno di Bucchianico, il capo della banda, Stefano Manni, ed un altro sodale, Katia De Ritis. Di Menno, parlando con Manni, dice: «Non ci arriviamo lì, tu acchiappa la regione Abruzzo, acchiappa sti porci che hanno fatto chiudere gli ospedali perché si sono mangiati i soldi. Prendiamo Del Turco, andiamolo a trovare là sotto e domani lo facciamo trovare impiccato. Questi sono senza scorta». Al governo, quando si sveglia Renzi, continuano e gli dicono: «Presidente, lei che qui hanno fatto fuori 20 consiglieri, 10 presidenti delle regioni, però tu hai colpito lo Stato, non il cittadino». A queste dichiarazioni agghiaccianti Stefano Manni risponde: «Tu domani vai da Renzi e gli dici: guarda che ha fatto Stefano Manni, ha ammazzato Chiodi, ha ammazzato quello che ora è presidente della regione». E Di Menno: «Io lo aprirei in quattro Chiodi, Occhi Fritti si chiama da noi». Il riferimento va a Luciano D'Alfonso, presidente in carica della regione Abruzzo. Conversazioni davvero tremende a cui fanno eco quelle intercorse tra Stefano Manni ed un'altra sodale, Katia De Ritis. In un'altra intercettazione la De Ritis parla di accendere la miccia con degli attentati e Manni propone di uccidere Nicola Trifoggi, ex magistrato ed attuale vice sindaco dell'Aquila. Ma la De Ritis vuole alzare il tiro e dice: «Però se tu ammazzi 10-11 politici in un giorno e la cosa farà scalpore, la miccia è accesa e ricordati che dietro loro ci stanno 100 persone e allora in quel caso si incomincerà a mettere le bombe di qua e le bombe di là. È un altro discorso, mi capisci cosa voglio dire?» E Manni aggiunge: «Perfetto, tu fai una questione di accendere la miccia», ed aggiunge: «Colpire Stefania Pezzopane è un gioco da ragazzi e tu che pensi? Che effetto faccia?» E la De Ritis: «Ma se tu colpisci la Pezzopane, Vendola, Chiodi, quello dell'UDC, ma 10-11 politici, Renzi, solo la miccia dobbiamo accendere», e conclude: «Tu che hai fatto il militare e conosci le montagne, fai un piano d'attacco sui politici, a stilare un elenco di quelli più facili da…» E aggiunge, dopo che Di Menno gli ricorda che non è un gioco quello di cui stiamo parlando: «Lo so, non pensare che io non abbia mai sparato». Insomma, era quasi tutto pronto, mancavano solo le armi, che peraltro stavano arrivando, e poi il piano poteva, dalla carta, essere messo in pratica. Sulla loro strada, per fortuna, i carabinieri del ROS, che hanno spalancato per Manni e De Ritis ed altre 9 persone le porte del carcere, e per Di Menno di Bucchianico ed altre 2 quelle degli arresti domiciliari. E nelle intercettazioni telefoniche si parla anche di colpire banche ed Equitalia. Sentiamo. Il momento di colpire, ma non che tipo a stazione di Bologna saranno non attribuibili a noi quell'opera d'arte, vanno colpite banche, prefetture, questure, uffici di Equitalia con i dipendenti dentro. È arrivato il momento di farlo, ma farlo contestualmente, non a Pescara, a 8 mesi a Milano. Poi credo che la via dell'Equitalia sia l'unica percorribile. Emergono nuove sconcertanti verità nell'inchiesta sul gruppo terroristico eversivo smantellato ieri dal reparto operativo speciale dei Carabinieri nel corso dell'operazione Aquila Nera, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia dell'Aquila. Nella copiosa documentazione raccolta dagli inquirenti, un capitolo a parte è dedicato allo studio di piani d'attacco contro gli stranieri. I terroristi neri avevano infatti anche ipotizzato di piazzare una bomba nel bel mezzo del mercato multietnico di Pescara, davanti alla stazione centrale. «Lì c'è un mercato esclusivamente loro», diceva Stefano Manni parlando con Agnese Tiziana Mori, «e uno va lì alle 7:30, gira per le bancarelle, si misura qualche maglione, lascia la borsa e se ne va. E poi, che Dio li abbia in gloria.
Chiaramente uno ci va travisato, prosegue nelle intercettazioni, ci va come ci deve andare e poi vi spiego come. Quello ve lo spiego io, quello è l'ultimo dei pensieri e dei problemi, però è di facilissima attuazione. Sì, sì, replica la donna al telefono, non è così complicato, si può fare con le dovute cautele, si può fare. Precedentemente, sempre parlando con Tiziana, Manni le aveva detto che a Montesilvano, la città costiera abruzzese dove risiede e dove l'organizzazione eversiva aveva la sua base logistica principale, non c'è uno spazio di 20 cm dove il balneatore possa passare per andare in acqua, c'è una barricata di bancarelle che vendono di tutto. Tiziana dice, non ho parole, e Manni, questi evadono il fisco, colpiscono i commercianti italiani, ma siccome ci risiamo con queste cose, ci mangia la camorra, ci mangia l'andrangheta, ci mangia il politico, io mi sono rotto. Anche io, replica la donna, e il capo conclude, io non voglio dire che la Lega abbia ragione, ma su tante cose dice la verità. Questi alcuni passaggi della copiosa ordinanza di custodia cautelare in carcere che ieri ha portato dietro le sbarre 13 persone, altre 3 ai domiciliari e a indagare complessivamente circa 44 persone. La pagina politica, Chieti, il centrodestra non farà le primarie e nel 2015 ricandiderà il sindaco uscente Umberto Di Primio. Oggi il sindaco ha tracciato un bilancio dell'attività amministrativa. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, si prepara ad affrontare la prossima sfida elettorale del 2015 con la ricandidatura ormai certa e con la faretra zeppa di frecce. Dopo mesi di dichiarazioni, incontri ufficiali, tavoli ristretti o allargati, Forza Italia e UDC hanno stabilito che in presenza della ricandidatura del sindaco uscente le primarie non si faranno per non incrinare il patto fiduciario tra il sindaco e la sua maggioranza. Nella sede del Consiglio Comunale, sindaco e giunta hanno presentato il bilancio di 5 anni di amministrazione. Un anno che racchiude in pratica l'attività della nostra amministrazione, l'amministrazione del fare. 5 milioni di euro di investimenti soltanto nei lavori pubblici, le politiche sociali che vedono aumentare gli investimenti nonostante i tanti tagli, il 96% di tagli ci sono stati da parte dello Stato nei confronti del Comune di Chieti, ma ancora tanta attenzione all'ambiente con nuove centraline per il rilevamento dell'inquinamento e scuole più sicure soprattutto, perché sulle scuole abbiamo voluto investire di più, 1,5 milioni soltanto per il miglioramento della sicurezza nelle scuole, 130.000 euro soltanto per rinnovare l'arredo delle scuole e tanti progetti perché il nostro futuro che vive oggi nelle scuole possa crescere forte e soprattutto con positività. Abbiamo insomma voluto in qualche modo dare alla città una veste diversa, una veste migliore e tutto questo per avere una qualità della vita sempre maggiore. Sono i dati che parlano, sono i numeri e le cifre che noi abbiamo voluto consegnare attraverso la stampa alla città, che dicono come questa sia stata un'amministrazione, soprattutto in quest'ultimo anno, fatto di cose concrete, di obiettivi raggiunti e soprattutto con un grande unico pensiero in mente, che è il bene dei cittadini Chieti. Dipendenti e amministratori delle province abruzzesi hanno manifestato oggi davanti a Palazzo Emiciclo all'Aquila contro la riforma del Rio. C'è il rischio, dicono, che le strade restino senza manutenzione e le scuole senza riscaldamento. Circa 400 persone, la maggior parte lavoratori ma anche amministratori e sindacati delle 4 province abruzzesi, hanno manifestato davanti a Palazzo dell'Emiciclo contro la legge di riforma nazionale che mette a rischio i livelli occupazionali e i servizi ai cittadini. Oltre alle bandiere, i manifestanti hanno esposto anche i gonfaloni delle 4 province. Una delegazione è stata ricevuta dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso, tra i delegati anche Antonio Del Corvo, presidente della provincia di L'Aquila, unico ente abruzzese che è ancora con il vecchio assetto ed elezioni programmate per la prossima primavera. All'inizio sembrava che la riforma volesse colpire i costi della politica, ha spiegato un gruppo di lavoratori. Ora invece ci rendiamo conto che nel 2017 rischiamo di rimanere senza lavoro, visto che su 56.000 dipendenti ci sono 20.000 esuberi. La confusione regna sovrana, non si capisce a chi andranno le competenze e i dipendenti. Inoltre, hanno lamentato i manifestanti, con i tagli c'è il rischio di non poter pagare gli stipendi, senza contare come si farà se si interrompono i servizi ai cittadini. La legge che riforma le province
provincia che porta il nome di un sindaco, l'attuale sottosegretario Delrio, mortifica, dicono gli amministratori provinciali, uno degli enti più importanti di raccordo amministrativo e più efficaci sul territorio. L'esito dell'incontro con il presidente della regione è stato rinviato alla prossima riunione dell'Osservatorio regionale per la riforma delle province da convocare tra Natale e Capodanno. In effetti la regione entro il 31 dicembre dovrebbe approvare, secondo la Delrio, la legge che vuole il ritorno delle competenze al governo regionale. Ammesso che questo sia possibile, D'Alfonso ha spiegato a tutti che non c'è la copertura finanziaria per garantire il mantenimento del personale e dei servizi. Il contrasto normativo che caratterizza questa vicenda, commenta infine Del Corvo, presidente dell'Unione delle Province d'Abruzzo, porterà inevitabilmente al blocco dei servizi e il governo non avrà scuse quando le strade, i riscaldamenti delle scuole superiori, le innumerevoli pratiche del genio civile per la ricostruzione saranno congelati in attesa che ci facciano capire chi deve lavorare a cosa e per quanto altro tempo ancora. Incontro ufficiale su questa materia. Furti in appartamento, la questura dell'Aquila programma la prevenzione dei reati contro il patrimonio durante le imminenti festività natalizie. Vediamo. La strategia della Questura dell'Aquila per contrastare il fenomeno dei furti in città e la pianificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie sono state presentate questa mattina. Il Questore infatti ha pianificato una task force delle squadre di polizia. La squadra volante diretta dal dirigente Enrico Rendesi ha messo in campo come opera di prevenzione una fitta rete di collaborazione con i centri commerciali aquilani, dove in questi giorni è prevista una maggiore affluenza. La prevenzione della volante consiste quindi in una serie di presidi sul posto da parte del personale. Sì, un'attività preventiva di analisi ci ha consentito di verificare che proprio a ridosso delle festività natalizie, quindi nel momento di massima affluenza all'interno dei centri commerciali, può incrementare il fenomeno dei furti. Quindi proprio per questo, facendo rete con le altre forze di polizia, ma soprattutto anche con le direzioni dei diversi centri commerciali, abbiamo creato un sistema di sicurezza per cui a ridosso delle festività natalizie e nel corso delle festività natalizie noi avremo sempre una macchina di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale dedicata a questo fatto, presente all'esterno dei centri commerciali, che può assolutamente prevenire fenomeni di criminalità di questo genere e soprattutto stare al servizio del cittadino e garantire delle festività sicure. Per quanto riguarda il centro storico, le prime famiglie iniziano a rientrare, però c'è poca gente e quindi la paura aumenta. Nel centro storico vengono comunque sempre garantiti i servizi ordinari di controllo del territorio. L'Aquila è pur sempre divisa in tre zone, ci sono sempre le volanti e il radiomobile dell'Arma dei Carabinieri che comunque presidiano il territorio, la Polizia di Stato è pur sempre presente sia nel centro storico che nelle New Town. Da notare il fatto che la maggior parte dei furti e dei reati dell'anno che sta per concludersi sono stati messi a segno grazie ad un fenomeno già evidenziato di pendolarismo criminale. In questo caso la Questura si impegna tramite il foglio di via obbligatorio che prevede l'allontanamento per un arco di tempo di 3 anni. Quando possibile, inoltre, si tenta di utilizzare il foglio di rimpatrio, sebbene questo per la Questura comporti un surplus di lavoro e l'impiego di un maggior numero di agenti. Per quanto riguarda la Valle Peligna, la dirigente Francesca Lachioma ha parlato di un misto di criminalità locale e criminalità della costa, per lo più proveniente da Pescara. Ovvero vengono a configurarsi reati commessi nell'arco della giornata da persone di etnia rom provenienti dal più vicino litorale. Si tratta comunque di piccoli fenomeni di criminalità, il reato più commesso è quello del furto in abitazione. Anche in questo caso la Polizia di Stato ha messo in campo numerose attività di servizio straordinario. A Lanciano oggi pomeriggio è suonata la squilla per riconciliarsi in famiglia e scambiarsi gli auguri di Natale. La tradizione più cara ai lancianesi si rinnova attraverso 4 secoli di storia. È l'antivigilia di Natale, la squilla per i lancianesi, tradizione tanto sentita dalla cittadinanza che proprio alle prime luci della notte del 23 di ogni anno ritrova il senso della propria comunità.
Le origini della squilla risalgono al 1607, quando Paolo Tasso, arcivescovo di Lanciano, iniziò a recarsi in pellegrinaggio penitenziale il 23 dicembre presso la chiesetta dell'Iconicella, a qualche chilometro dal centro, per rievocare il cammino di Giuseppe e Maria verso Betlemme. La pratica devozionale era accompagnata dal rintocco della squilla, ovvero il suono delle campane delle chiese, e si concludeva con l'abbraccio pastorale con i suoi fedeli, che in quell'occasione estendevano sentimenti di solidarietà e affetto anche nell'ambito familiare. Anche quest'anno in centinaia hanno raggiunto l'Iconicella per sostare qualche minuto sotto la chiesetta di periferia e poi ripartire verso Lanciano con le fiaccole accese. In piazza alle 18 in punto ecco i rintocchi della campanella e gli auguri di Natale, che da queste parti arriva prima. Il sindaco Mario Pupillo: sono quelle radici che non si dimenticano mai. La squilla è una di quelle giornate indimenticabili nella storia di ognuno di noi. Scandisce il tempo della nostra vita e con la squilla ricordiamo persone, fatti, episodi e soprattutto ricordiamo di essere uniti in pace e costruire il futuro di questa città con tanto amore e tanta passione e solidarietà, come abbiamo fatto in questo anno in occasione di tante esperienze negative. La tradizione più amata dai lancianesi quest'anno ha un significato particolare per la ricorrenza del 500° anniversario di fondazione dell'arcidiocesi Lanciano-Ortona, l'arcivescovo Emidio Cipollone. È una campana particolare. Sì, sì, sicuramente sì, per i lancianesi, ma vedo anche tantissima gente dei paesi vicini, quindi la tradizione si sta espandendo, sta prendendo piede proprio su tutto il territorio. E non può non essere così. Una campana che squilla parlando di pace, parlando di fraternità, parlando di guarigioni da tutte le malattie dell'egoismo e della superbia, non può che farci diventare una sola famiglia. E come ho detto nel messaggio, un cuore pieno di Dio è un cuore felice, una città piena di Dio è una città felice. E poi una campana che suona per 500 anni particolari. Sì, è il quinto centenario della diocesi, quindi è una squilla veramente sui generis. Perciò anche nel mio messaggio ho puntato sulla comunità chiesa, sul fatto che tutti quanti noi siamo un dono di Dio e ognuno deve essere al servizio dell'altro proprio per costruire una bella comunità. Fra l'altro ricordavo che quando è stata costituita la diocesi, per la prima volta Lanciano è stata definita città. Quindi sono anche 500 anni che Lanciano è città. Occorrerebbe un suono più forte per toccare i problemi di tutto il mondo. Sì, qui i cuori sono toccati. Per la soluzione dei problemi noi come Chiesa stiamo facendo del tutto, la Caritas, stiamo costruendo anche un centro che, se Dio vuole, proprio nel quinto centenario inaugureremo come segno. Abbiamo dei progetti anche insieme con il Comune, però sono piccole cose, ci vorrebbe qualcosa di più. Speriamo in un'inversione di tendenza dell'economia e anche in un modo diverso di gestire le cose pubbliche, perché per tutti ci sia una speranza, per tutti ci sia qualcosa. Buona squilla e buon Natale. Anche a voi e a tutti i telespettatori, grazie. E a Francavilla al Mare si festeggerà quest'anno il primo capodanno in piazza. Stella ospite è Arisa. Ci sarà Arisa, l'ultima vincitrice del Festival di Sanremo, ad animare il capodanno in piazza a Francavilla al Mare. Una novità assoluta per la cittadina, ha detto in conferenza stampa il sindaco Antonio Luciani presentando l'evento. Il concerto inizierà in Piazza Sirena alle 22 e a mezzanotte ci sarà il brindisi finale con i fuochi d'artificio. Che capodanno, un bel capodanno mi viene da dire, con Arisa in concerto in Piazza Sirena, con i fuochi a mezzanotte, ma con tante altre attrattive. Un modo per vivere l'arrivo di questo 2015, che dovrà essere l'anno della svolta. Lo sarà sicuramente per la città di Francavilla, mi auguro che lo sia anche a livello nazionale e che quindi ci sia anche una ripresa economica generale. Per Francavilla aspettiamo veramente una conclusione, diciamo, del nostro mandato con la grande fatica che abbiamo fatto in questo momento e quindi con la realizzazione di tutto ciò che abbiamo messo in cantiere. E quindi nel 2015, come dicevo, verranno inaugurate tantissime opere, dal nuovo asilo comunale alla scuola elementare Michetti, agli impianti sportivi nuovi, alla pista ciclabile, al porto turistico, alla caserma dei Carabinieri. Guardate, ce ne sono veramente talmente tante che non ce la faccio neanche a dirle tutte. Vi aspetto tutti in piazza a Capodanno a Francavilla.
Il 3 gennaio si farà il presepe vivente, 20ª edizione, con la novità di un percorso itinerante per le strade del Paese Alto, tra Largo Porta Ripa e il convento Michetti. La regia è affidata ad Anna Maria D'Orazio. Sì, questo splendido presepe dell'Associazione Verde Blu, che è giunto alla 20ª edizione, bello, veramente bello da vedere, da gustare, però diciamo aveva una location che favoriva poco l'afflusso di pubblico. Oggi abbiamo deciso di farlo anche questo in piazza, qui nel Paese Alto, quindi Porta Ripa, Piazza del Convento. Si farà il 3 gennaio 2015 alle ore 17:30, un presepe vivente, vi garantisco, tutto da gustare. Ed oggi è stata festa in corsia all'ospedale di Pescara con il Babbo Natale Carabiniere, 12° appuntamento promosso dalla Dricesta Onlus per i più piccoli ricoverati al Santo Spirito. Preceduto dalla musica di una zampogna e da melodie natalizie eseguite dai laureandi del corso di musicoterapia del Conservatorio di Pescara, anche quest'anno è tornato nelle corsie ospedaliere un carabiniere per Babbo Natale, iniziativa promossa dall'Associazione Adricessa e dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Da 12 anni il Babbo Natale Carabiniere porta doni ai bambini costretti a trascorrere il periodo delle feste natalizie nell'ospedale Santo Spirito, assistiti con amore dai genitori. Un grande progetto di solidarietà cresciuto negli anni con l'aiuto di volontari, cittadini e sponsor che hanno contribuito all'acquisto di attrezzature per migliorare i reparti pediatrici. Carla Panzino, presidente Adricesta. Tanti doni, tanti sorrisi, ma per fortuna ci saranno dei doni anche per l'Adricesta, perché alcune aziende ed alcuni sponsor privati ci consegneranno un assegno per il progetto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara, ma che è l'unica in Abruzzo e Molise. Quindi siamo molto gasati, siamo nel pieno del fermento. Io sono felicissima di questa giornata, ringrazio tutti, ringrazio la Lisciani Giochi, ringrazio i Carabinieri di Pescara che da 12 anni oramai ci sono vicini in questo grande progetto della solidarietà e del sorriso natalizio, e un grazie a tutti, anche alla stampa che sempre c'è vicino. Tra canti e sorrisi, Babbo Natale in divisa ha distribuito un po' di felicità ai piccoli pazienti pescando dal suo sacco magico. Da sempre i carabinieri sono sensibili a questo tipo di manifestazioni, ha detto il comandante provinciale Paolo Piccinelli. Siamo felici se con la nostra presenza possiamo rendere meno triste la permanenza dei bambini in ospedale. Ovviamente i carabinieri in questo campo, in questo settore, sono molto sensibili. Sono giorni di festa e noi faremo il possibile e facciamo sempre il possibile perché questi giorni di festa lo sono per tutti, anche per coloro che sono un po' meno fortunati, che lo dovranno passare qui in ospedale, però cercheremo con il nostro passaggio di allietare la loro permanenza qui in ospedale. Al progetto della Dricessa ha aderito anche l'Interact Club di Pescara, un'associazione di giovani volontari, con una donazione di 500 euro. Caterina Scatozza. Oggi daremo all'associazione un contributo di 500 euro per aiutare all'acquisto di poltrone letto per le mamme che verranno qui di notte a fare assistenza ai propri figli malati e all'acquisto dei lettini di operazione per i bambini che hanno i tumori. Buon Natale ed evviva l'ospedale di Pescara con i suoi bambini! Ed ora il calcio di Serie B nell'insolita vigilia di Natale in campo. La Virtus Lanciano rende visita allo Spezia nello scontro diretto della giornata. Nei 6 precedenti i rossoneri contro i Liguri non hanno mai vinto. 29 punti in coabitazione, percorso diverso però per andamento e caratteristiche, scontro diretto che promette emozioni, inconsueta vigilia di Natale in campo, con i rossoneri di scena nel Golfo dei Poeti, determinati a non cedere il passo allo Spezia, che a sua volta proverà a tirare lo sgambetto a Mamarella e compagni. I due club si sono incrociati soltanto 6 volte nella loro storia e tutte negli ultimi anni. Il Lanciano non ha mai vinto contro le Aquile Spezzine, con 4 pareggi e 2 vittorie al picco da parte dei padroni di casa. Gli abruzzesi fanno la conta, indisponibili Thiam, Menta, Turchi, Cerri e Paghera, gli uomini sono davvero contati,
avanti con le scelte obbligate. Difesa titolare dunque con Aquilanti a destra, Treste Ferrari in mezzo, Vammarella a sinistra, a centrocampo ci sarà Bacinovic, metronomo con Vastola e Di Cecco mezze ali, in avanti ecco Monachello, riferimento al centro con Gatto e Piccolo esterni. Il Lanciano proverà a fare la gara, a giocarsela a viso aperto, a sfruttare le palle inattive sempre pericolose, proverà anche a passare subito in vantaggio, la specialità della casa, con ben 6 volte i rossoneri in gol nei primi 15 minuti. Di contro, tante, troppe le rimonte subite che hanno vanificato successi e posizioni in classifica. I liguri da parte loro vantano una difesa da record. Solo il Modena ha subito meno reti dello Spezia, che a sua volta vanta un ottimo ruolino interno, in campo col 5-3-1-1. Fischio d'inizio, ore 15. Avete studiato qualcosa di particolare? Studiato qualcosa per le punizioni, visto che loro hanno questa arma particolare adesso? Ma al di là di non prendere, di non fare fallo al limite dell'area, anche noi abbiamo uno che tira punizioni bene, penso che facciamo, anche facciamo, dovrà essere attento di non fare fallo. Però noi dobbiamo giocare come giochiamo sempre in casa, con aggressività offensivamente, non dare spazi agli avversari, sia avversari nuovi, vengono tante andate nella zona pericolosa del campo, per noi pericolosa. Avremmo fatto mezzo lavoro, no? Però teoria è tutto facile, però per la pratica è diverso. Noi ti aspetto di mi squadra di farlo bene, di non dare gli spazi agli avversari e dopo vediamo come si presenterà. Ancora Serie B, dopo il pareggio di Perugia, il Pescara non ha scelte col Varese, dovrà vincere per ritrovare un parziale sereno. Dopo il pareggio in superiorità numerica al Curi di Perugia, i biancoazzurri di Mister Baroni giocheranno l'ultima partita in casa del girone di andata contro il Varese, quart'ultimo in classifica. Nessuna scelta per i biancoazzurri, vincere e basta, nella volontà di allontanarsi il più possibile dalle zone calde della classifica, distanti ora solo 2 lunghezze. Sentiamo Marco Baroni. Il bilancio intanto è una partita importante, no? Che può anche cambiare un po' il bilancio di questo campionato, anche se noi sappiamo, è inutile stare qui a riparlare, no, delle situazioni successe. Io preferisco in questo momento guardare avanti. Affrontiamo una squadra che viene carica anche da un risultato che ha ottenuto, una squadra compatta, aggressiva, però noi dobbiamo guardare in casa nostra in questo momento, come vi ho già detto, ed è importante domani scendere veramente in campo con uno spirito di una squadra che vuole ottenere un risultato importante in casa. I numeri sono 10 precedenti in Abruzzo tra il Pescara e la formazione lombarda, tutti in Serie B. Il bilancio in favore del Pescara con 6 vittorie, un pareggio e 3 vittorie biancorosse. Mister Baroni dovrebbe schierare il consueto 4-4-2 con Maniero in attacco. In difesa il tecnico del Pescara dovrebbe affidarsi a Salamon e Zuparic. Per quanto riguarda il Varese, dopo la vittoria tra le mura amiche contro il Crotone, Bettinelli potrebbe schierare in difesa De Vito e Rea, a centrocampo l'opzione per Barberis, mentre in attacco la coppia formata da Neto e Lupoli. A dirigere l'incontro sarà il signor Filippo Merchiori di Ferrara. Mister Bettinelli. Mi aspetto sicuramente un grande Pescara, ha dei grandi nomi, dei grandi giocatori. Ultimamente gioca 4-4-2, quindi vuol dire che hanno trovato un equilibrio importante, hanno fatto dei buoni risultati, è una squadra che non muore mai, ha ribaltato tanti risultati nel secondo tempo, negli ultimi minuti, quindi una squadra combattiva, una squadra viva. Mi aspetto una partita difficilissima, naturalmente, come lo sono tutte.
Il TG Max termina qui, vi ricordo che i TG servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it. Ci trovate anche sul nostro canale YouTube e profili ufficiali di Twitter e Facebook. Grazie per l'attenzione, arrivederci.